Il Signore Supremo disse: Mio caro Arjuna, poiché tu non sei invidioso di me, ti rivelerò la saggezza più segreta, con la quale sarai liberato dalle sofferenze dell'esistenza materiale. Questo sapere è il re fra tutte le scienze, il segreto tra i segreti. È la conoscenza più pura e poiché ci fa realizzare direttamente la nostra vera identità, è la perfezione della religione. È eterno e si applica con gioia. Coloro che sono privi di fede sulla via del servizio di devozione non possono raggiungermi, o vincitore dei nemici, ma tornano a nascere e a morire in questo mondo materiale. Questo universo è tutto penetrato da me, nella mia forma non manifestata. Tutti gli esseri sono in me, ma io non sono in loro. Tuttavia, niente di ciò che è creato è in me. Guarda la mia potenza sovrannaturale. Io sostengo tutti gli esseri viventi, io sono presente ovunque, eppure rimango la sorgente stessa di tutta la creazione. Come il vento possente che soffia ovunque rimane sempre nello spazio etereo, così sappi che tutti gli esseri rimangono in me. O figlio di Kunti, alla fine di un'era tutte le manifestazioni materiali rientrano in me, e all'inizio dell'era successiva, per la mia potenza, io creo di nuovo. L'intero ordine cosmico è sotto il mio controllo. Per la mia volontà ogni volta si manifesta di nuovo, e sempre per la mia volontà alla fine è annientato. O Dhananjaya, tutte queste azioni non possono legarmi. Sempre distaccato da esse, io rimango neutrale. La natura materiale agisce sotto la mia direzione, o figlio di Kunti, e genera tutti gli esseri, mobili e immobili. Sempre per mio ordine, questa manifestazione è creata e poi annientata in un ciclo perpetuo. Gli stolti mi denigrano quando scendo in questo mondo nella forma umana. Non conoscono la mia natura trascendentale né la mia supremazia su tutto ciò che esiste. Così confusi, gli sciocchi prediligono vedute demoniache e atee. In questa illusione, le loro speranze di liberazione, le loro attività interessate e la loro conoscenza sono tutte sconfitte. O figlio di Prita, coloro che non sono illusi, le grandi anime, sono sotto la protezione della natura divina. Sapendo che io sono Dio, la persona suprema, originale e inesauribile, essi si dedicano completamente al servizio di devozione. Cantando sempre le mie glorie, sforzandosi con grande determinazione, prosternandosi davanti a me, queste grandi anime mi adorano eternamente con devozione. Altri che coltivano la conoscenza adorano il Signore Supremo sia come l'uno senza secondi, sia nella diversità degli esseri e delle cose, sia nella forma universale. Ma sono io il rito e il sacrificio, l'offerta agli antenati, l'erba medicinale e il canto trascendentale. Io sono il burro, il fuoco e l'offerta. Di questo universo io sono il padre, la madre, il sostegno e l'antenato. Io sono l'oggetto della conoscenza, il purificatore e la sillaba Om. Io sono anche il Rik, il Sama e lo Yajurveda. Io sono il fine, il sostegno, il maestro, il testimone, la dimora, il rifugio e l'amico più caro. Io sono la creazione e la distruzione, la base di ogni cosa, il luogo di riposo e l'eterno seme. O Arjuna, controllo il caldo, la pioggia e la siccità. Io sono l'immortalità e anche la morte personificata. L'essere e il non essere sono entrambi in me.
Coloro che studiano i Veda e bevono il Soma, cercando così di raggiungere i pianeti celesti, mi adorano indirettamente. Essi rinascono sul pianeta di Indra, dove godono di piaceri paradisiaci. Quando hanno goduto di questi piaceri paradisiaci, essi tornano su questa terra mortale. Così, seguendo i principi dei Veda, ottengono solo una felicità fugace. Ma coloro che mi adorano con devozione, meditando sulla mia forma trascendentale, io soddisfo le necessità e preservo ciò che possiedono. Ciò che l'uomo sacrifica agli esseri celesti, o figlio di Kunti, è in realtà destinato a me soltanto, ma è offerto senza vera conoscenza. Io sono l'unico beneficiario e l'unico oggetto del sacrificio. Coloro che non riconoscono la mia vera natura trascendentale si degradano. Coloro che adorano gli esseri celesti nasceranno tra gli esseri celesti. Coloro che adorano gli spettri e gli altri spiriti rinasceranno tra questi esseri. Coloro che adorano gli antenati raggiungeranno gli antenati. E coloro che adorano me vivranno con me. Se qualcuno mi offre, con amore e devozione, una foglia, un fiore, un frutto e dell'acqua, accetterò la sua offerta. Qualsiasi cosa fai, mangi, sacrifichi e dai in carità, così come le austerità che pratichi, offri tutto a me, o figlio di Kunti. Così sarai esente dalle conseguenze di tutte le tue buone e cattive azioni. E per questo principio di rinuncia sarai liberato e verrai a me. Non invidio e non favorisco nessuno, sono imparziale verso tutti, ma chiunque mi serva con devozione vive in me, è un amico per me come io sono un amico per lui. Anche se commettesse gli atti peggiori, colui che è impegnato nel servizio di devozione deve essere considerato un santo perché è sulla via perfetta. Rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti, il mio devoto non perirà mai. O figlio di Prita, coloro che prendono rifugio in me, anche se sono di bassa nascita, Vaisha o Shudra, possono raggiungere la destinazione suprema. Che dire allora dei Brahmana, dei giusti, dei devoti e dei re santi che in questo mondo temporaneo e pieno di sofferenze mi servono con amore e devozione? Pensa sempre a me, diventa mio devoto, offrimi i tuoi omaggi e adorami. Perfettamente assorto in me, certamente verrai a me.